Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Io sono Dragon Rex e siamo qui con un nuovissimo episodio di Final Fantasy VII Remake, il quale dobbiamo continuare con il nostro cagnolino, qua il cagnolone Red, l'avventura con Cloud. Quindi avviamoci. Allora, qui non c'era nulla, dobbiamo andare da questa parte. Qua c'erano delle casse. Bene, una medaglia presa. Andiamo da questa parte, vediamo un po' cosa succede. Sezione 1 della Drum. Attenzione perché mi sembra che è la voce di Barrett. Ok. Ok, vediamo con lesione estremante. È immune. Andiamo con magia. Vai con Iva Funesta. Ok, mancato. Vediamo un attimo di vediamo un po' analisi. Ok, al vento, se non vado errato. Vai con io a funesta. Ok. Oh. Abbiamo eliminati. No. Ci sono anche questi. Bene. Vai. Chi è? Chi è stato, maledetto? Oh, aiaiaia. Anche lui? Ok. Facciamogli un'analisi. Sfreggiatore. Sfreggiatore. Ok, vulnerabile al fulgore e al vento. Bene. Buona a sapersi. Facciamogli un fulgoga. Fagli anche lui un, anche te un fulgoga. Vai con l'Iva Funesta, vai che l'abbiamo quasi fatto.
Ok, abbiamo distrutto. Sì, sì, a posto. Ok. これからどうする?まずティファとエアリスを見つける。それから屋上だ。どっかにエレベーターがあるんだろう。邪魔は入ったがやることは変わらねえ。さあ、行くぞ。Ok. Siamo riuniti con lui, vediamo se c'è qualcosa da raccattare. Qua no, non mi sembra che ci sia nulla. Ok. Andiamo. Ok, la porta si è chiusa, bene. Sì, vicini ma lontani. Oh, qua c'è qualcosa. Ok, come siamo messi un po' energia? Facciamoci un'energica, dai. Sì. Recuperiamo un po' di forze. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Ok, sembrerebbe da questa parte. Ok, di qua non si può andare, immagino. Oh, c'è una sfera lì. C'è una materia. Però non possiamo... possiamo andare... Ah, ok, qua forse ci dovrebbe andare Red. Red, ci vai tu? Non ci va Red. Ok. Vai Red. Oh oh. Bene, abbiamo... abbiamo ritrovato le ragazze, ottimo. Bene così. Ok, scendete. Noi nel frattempo vediamo un po' se Red ci dà... ci fa passare, bene. Andiamo, andiamo. Oh, eccoli là. Sì, devono aver visto qualcosa qua. Ok, vediamo un attimo qua. Ah, un telefono. Ah, Ok, possiamo cambiare squadra, quindi immagino con le due ragazze. Oggi è un bastardello, eh? Va bene, dai. Andiamo con le due ragazze, hanno visto... Sì,
Ryokai. Ok. Allora, vediamo un po' qua se c'è qualcosa. Daijoubu kana? Yosu zutto hen datta yo ne. Demo shinpai nai yo. Sore yori Tifa wa? Eh? Heiki da yo. Ok, andiamo. Qua vediamo un po' se c'è qualcosa. Qua ci sono delle casse. E non ci hanno dato nulla. Bene. Qua non c'è nulla di particolare. Sì, non c'è nient'altro, giusto? Diamo una controllata, giusto per essere sicuri. Sì, da qua comunque da qua comunque non si esce, quindi andiamo. Andiamo, andiamo. Ok. Ci sono delle casse. Ok, qua eravamo dove erano sopra loro. Immagino che dobbiamo andare di qua. Eccola qua, la terza sezione, infatti. Ok. Qua come sono messe loro, loro stanno bene, però vediamo. Ecco, qua c'è un punto di... Vediamo cosa abbiamo da comprare. Mega pozione. Prendiamo tutte. L'etere, perché ci serve. Poi di altro... Non c'è... Non c'è niente, ok. Bene. Allora, tu stai guardando là, quindi dobbiamo fare qualcosa di là. Vediamo. Ok, cambiamo squadra. Quindi immagino che dobbiamo fare noi qualcosa. Andiamo qui. Vai Red. Facci passare. Che succede? Ah, ecco. Allora, vediamo un po' cosa ci dice. L'accesso alla sezione 3. Va bene. Quindi qua non si passa. Allora, qua cosa c'è qua dentro? Oh, un baule. Vediamoci cosa c'è nel baule. 3000 guil, ottimo. Però non c'è nient'altro. Allora, non ho capito se dobbiamo tornare da quella parte o andare avanti, perché da qua non si passa, dice. Vediamo un po' andando di qua. Vediamo un po', scendiamo. Questa non si apre, quindi anche da qua non si può fare granché. Questo
Anche perché di qua non si può andare, è distrutto. E quindi devono fare le ragazze, non c'è nient'altro modo. Che se da là non c'è nessuna leva, devono fare le ragazze in qualche modo. Sì, cambiamo squadra. Ok, vediamo un po' le ragazze. Qua è chiuso come abbiamo detto. Ah, qua però c'è una leva, vediamo un po'. Ok. Bene. Dobbiamo dire a Cloud, ok, diciamolo. Vediamo un po'. Ok. ジェノバ。工場の半生はジェノバに捧げられている。電気なんか聞きたくねえ。この施設で行われているのはジェノバ由来の生態情報を生物や機械に埋め込んで強化を試みる研究だ。 Bene, allora andiamo da questa parte. Oh! Allora, facciamogli un'analisi per iniziare. Ok, full Goga, bene. Lanciagli un full Goga, va. Vai con Ira Funesta. Vai con lezione estremante. Vai con Ira Funesta. L'ho preso. Lo ha doppiamente preso. C'hai un Fugoka, va. Ok. Allora, prendiamoci un po' di pozioni per Cloud. Per Barrett. Ancora un'altra per Barrett. Ok. Allora, vediamo un po'. Qua cosa c'è? Qua c'è una leva. Attiviamola. Ah, ok, bene. Però noi volendo possiamo andare anche di qua. Sì, andiamo anche di qua. Vieni, Red, prima andiamo di là. C'è una leva, giusto?
Non c'è la leva. Ok, perfetto. Ok, l'interfono è giù, andiamo da questa parte. Abbiamo, oh, qua c'è la materia. Che materia sei? Temporale. C'è nient'altro qua? Apparentemente no. Allora, dobbiamo aprire la 3. Sì, così magari le ragazze vanno avanti. Nando? Sì, è vero, però noi siamo il 2 lì e l'1 è di là. Il 2 è lì e non c'è una piattaforma che ci porta. Ok, qua c'è l'interfono. Allora, cambiamo squadra, vediamo un po'. Ok. Quindi adesso possiamo anche andare, però se noi andiamo di qua prima, ecco qua c'è il baule. Bene così. Allora, prima di far ciò, voglio vedere una cosa per quanto riguarda Errit. Ok, che materia ha? Scusate ragazzi. Va bene. Le armi che ha invece Errit. C'ha l'asta di Mithril. Verdetto raggiante, 70% di abilità. Bene. Ok, avviamoci. Bene. Vediamo qua. Oh, bello. Vai. Aia, attenzione. Andiamo con verdetto raggiante, non si può. Ci stanno facendo male. Ok, vai con verdetto raggiante. Ok. Bene. Abbiamo fatti fuori. Brava Errit. Però facciamo magie, non ne può fare. Oggetti, facciamo una gran pozione per Errit. Una gran pozione per... no, per Tifa non c'era bisogno. Vabbè, non fa niente. Ok, qua non c'è nient'altro, dobbiamo andare di qua. Bene, andiamo. C'era un bel po' di esplorazione. Eh sì.
Ok, là c'è un baule. Ok, prendiamolo. Una mega pozione, va bene. Oh oh. Un cagnolone. Ok, mi sa che abbiamo fatto il giro dall'altra parte. Dobbiamo andare di qua. Sento dei strani. Prevedo l'arrivo di molti nemici qua. Vai col tuo pugno. Aia. Vai col tuo pugno. Aia. Allora fai un po' di energia Erit. Attenzione Evit. Vai con verdetto vaggiante. Aia. Rinascita. Allora, tubo pugno. Vai su di lui. Ok, abbiamo fatti fuori. Ma quanto male che ci hanno fatto, eh? Eh sì. Magie. Facciamo un'energia su Tifa. Ottimo. E un'energia su Erit. Sì, recuperiamo un po' di energie. Tra l'altro mi sembra che abbiamo raggiunto la maestria con Erit. Sì, perfetto. Perfetto, dovremmo utilizzare l'assa guerriera. Scudo luminoso. Meno potente, l'asta rinforzata non sarebbe male. Però a questo punto... cerchio di sostegno e sì, ci tocca prendere l'asta guerriera. Vediamo un po' se c'è da migliorare qualcosa. Abbastanza velocemente. No, vabbè. Penso che possa andare bene così, quindi gli mettiamo come equipaggiamento a Erit, dopo l'asta Mithril, l'asta guerriera. Bene così. Tanto ha imparato quell'altra cosa, quindi possiamo andare avanti a questo punto. Immagino che si vada di là. Di qua non si vada da nessun'altra parte. Bene. Ok, andiamo.
Bene. Mi sa che ci aspettano dei nemici. Oh, qua c'è un baule, prendiamo tutto. 5.000 guil, ottimo. Oh oh, lì c'è qualcosa. Allora, un attimo solo però, prima di andarci. Dobbiamo affrontarlo per forza. Non c'ho l'analitica, mi sono dimenticato che qua converrebbe usare l'analitica. Che indietro non ci fa andare. Che questo qua è nuovo. Zenene? Chi è questo Zenene? Ok, abilità. Scudo luminoso. Su Tifa. Abilità. Scudo luminoso su Erit. Vai col tubo pugno. Allora, detto vagente non lo possiamo fare. Scatena ogni catena che colpisce i nemici circostanti. Vai. Cerchio benedetto. Vai con talonata. Ok, fatto fuori, bene così. Brava, allora, bravissime. Allora, vediamo un po'. Io controllo sempre la maestria su Arrit. Con l'asta guerriera, già 60%, ottimo. Lo scudo ci piace, quindi dove andiamo adesso? Da questa parte, sì. Da qua non si può andare, ok, qua c'è una leva. Premiamola. Devo ricordarmi dell'analitica perché ci serve. Bene così, allora. Da qua avevamo già fatto tutto. Penso che ci sia nient'altro. Perfetto, quindi andiamo di qua. Avviamoci. Immagino che si può andare solo da quella parte. Oh, là c'è un baule, bene. Quindi dobbiamo andare da questa parte, andiamo. Qua. Bene, come siamo messi? Allora, prenditi una pozione, Tifa. Anche un'altra, così. E diamo una pozione anche a Erit. Diamo io una mega pozione, dai. Bene. Così ha recuperato anch'essa tutti i punti. E a questo punto dobbiamo salire sopra. Ok, un attimo perché devo fare equipaggiamento materia su Tifa. Allora, io gli toglierei l'occulta, no, la rianimante no, la limitante. Allora, al posto della limitante voglio mettergli l'analitica di Cloud perché... Sì, perché comunque non si sa mai perché facciamo un po' di...
Analisi, qua ci sono un po' di nemici. Sono sempre gli zenene, mi sa. Scommetto che qua cadiamo. Dai, 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 che c'è il baule di là. Aia, piano, piano, piano. Piano. Lo sapevo che saremmo cadute. Ok, vai col tuo pugno. Ok. Facciamogli lo scudo. Abilità, facciamo lo scudo anche a noi. Ok, abilità presa. Vai col tubo pugno. Allora, vediamo un po', facciamogli... Forza dell'innocenza. Aia. Facciamo l'analisi innanzitutto perché non l'abbiamo ancora fatto. Ok, sono abbastanza potenti questi, Ben detto vaggiante, vai. Ok. Abbiamo fatti fuori, bravissimi. Allora, mi sa che Errit, vediamo un po', aveva aggiunto la maestria anche di questa. Sì, perfetto, quindi ci manca l'asta rinforzata, di cui avremo la possibilità di mettere una in più. Bene, comunque qua non c'è nient'altro, però c'è questo eventuale passaggio. Vediamo un po', ragazzi, perché tra poco finiamo l'episodio qui. Ok, prendiamo roba qua. Un braccialetto risonante. Ok, di qua eravamo già passati, quindi dobbiamo andare avanti da questa parte. Però prima andiamo di qua. E qua. Di qua non si può aprire. Di là si va fuori. Ok, quindi andiamo sopra un attimo, perché c'era il baule sopra che non avevamo preso. Quindi saliamo su. Vai Tifa. Ok, andiamo a prenderci questo baule. Ottimo, una mega pozione, ne abbiamo usato qualcheduna. Scusa, Errit, ci fai passare? Ecco, ha deciso anche lei. Bene. Adesso possiamo scendere. Come siamo messi a energia? Non siamo messi tanto bene. Allora. Io direi di usare una mega pozione su Tifa. Anche un'altra su Errit e
Un'altra mega pozione su Tifa, dai. Ok, andiamo da questa parte, ragazzi. Stiamo usando un po' di pozioni con loro, però non voglio consumare il mana. È l'uscita, sì. Prevedo altri combattimenti qua. Ok, accesso alla sezione 3. Vicini ma lontani. Noi siamo nella sezione 3. Bene, andiamo da questa parte. Secondo me ci attaccano anche qua. Comunque, abbiamo recuperato qualcosa. Vediamo qua cosa c'è. C'è una... Oh, oh yeah. Vai col tubo pugno. Allora, facciamo lo scudo luminoso su Tifa. Lo scudo luminoso anche su di noi. Ok. Ok, verdetto raggiante. Fallo su di lui, va. Bravissima. È rimasto solo quello. Vai col tubo pugno. Via, ok. Bene, abbiamo distrutti. Allora, di qua si sale. Abbiamo distrutto anche questi. Di qua si sale. Si va anche di qua, perché si scende da questa parte. Voglio svedere un attimo qua dove si sale, però. Giusto per controllare. Allora, scendiamo un attimo giù, scusate, eh. Poi andiamo qua. Andiamo a vedere giù. Andiamo a vedere da quella parte. Poi ci fermeremo, eventualmente. Di qua si scende, bene. Oh, qua c'è una cassa che ci prendiamo volentieri. Un'ampolla di etere, ottimo. Qua però ci manca qualcuno, quindi qua servirebbe Red e non ci serve, o meglio Red non lo possiamo far venire, non ci abbiamo con noi Red, quindi di qua dove si andava? Sai che da qua siamo venuti, esatto, sezione 3, scusate, però devo capire anche il da farsi, quindi immagino che dobbiamo salire. Andiamo su. Non so se ci attaccheranno anche qua. Sembrerebbe di no. Ok. Tieni premuto. Vai. Perfetto, Tifa. Ah, ok, c'è l'interfono lì. Perfetto. Ok, perfetto. Abbiamo sbloccato quella parte.
Andiamo all'interfono e lasciamo il compito a loro a questo punto. Qua c'è delle casse. Bene così. Parliamo con loro. Sì, cambiamo squadra per adesso perché loro penso che abbiano completato tutto. Ok. Direi che abbiamo sbloccato il passaggio di là. Però noi ragazzi, visto che l'episodio è stato abbastanza lungo, ci fermiamo qui. Quindi spero che vi sia piaciuto questo episodio. Se è così, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sulla mia pagina Instagram e sul canale Twitch per le live. E noi ragazzi ci vediamo nel prossimo episodio di Final Fantasy VII Remake. Ciao a tutti ragazzi.